L'amministrazione comunale è come se avesse istituzionalizzato l'illegalità in Piazza Calvario. A lanciare le pesanti accuse è Simone Morgana, presidente della Federazione Italiana Amici della Bicicletta, opponendosi alla decisione della giunta Greco di eliminare gli stalli a pagamento dalla storica piazza, destinandoli esclusivamente al parcheggio gratuito. Una scelta che già da questa mattina ha agevolato la presenza di parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia. È una cosa assolutamente preoccupante, questa è una piazza storica, una piazza che ha un valore sociale per la città, è una piazza che andrebbe assolutamente pedonalizzata. Come FIAB l'abbiamo ribadito in più di un'occasione, pedonalizzare, cominciare ad avviare dei processi che integrino la pedonalizzazione del centro storico, significa cominciare ad avviare l'economia per tutta la città. È inutile parlare di parcheggi, queste sono scuse. A Palermo via Macheda è stata integralmente pedonalizzata con una scelta ben precisa dell'amministrazione, oggi si hanno risultati concreti, non sono stati fatti nuovi parcheggi. Dobbiamo cominciare, se non blocchiamo la circolazione delle auto, se non cominciamo a mettere dei deterrenti, noi non avremo un processo virtuoso di crescita del centro storico. Partiamo da Piazza Calvario, è una piazza che ha un valore importantissimo, sia storico che sociale. Secondo Morgana, convinto che le piazze rappresentano uno spazio pubblico da destinare solo ai pedoni, l'amministrazione comunale appare piuttosto impreparata a fronteggiare un'emergenza di viabilità urbana sostenibile, agevolando un volgare parcheggio di autovetture. Noi abbiamo analizzato fino alle scelte che sono state fatte, è stata avviata e tornata la ZTL, è discutibile la scelta della ZTL soprattutto nel fine settimana, perché nel fine settimana ci sono solo poche ore di ZTL. Sarebbe necessario cominciare a pensare a una intera pedonalizzazione del corso Vittorio Emanuele, cominciare a fare una programmazione concreta di spinta verso il trasporto pubblico locale e disincentivare l'uso dell'auto. Richiamo sempre l'esempio di Palermo, tirano sempre fuori la storia dei parcheggi, non è la soluzione dei parcheggi quella che porterà ad avere un centro storico vivibile. Questa è una delle poche città in Sicilia di grosse dimensioni dove non si è avuto il coraggio di pedonalizzare il centro storico di Mazara del Vallo, il centro storico di Marsala, il centro storico di Siracusa, il centro storico di Ragusa, sono pedonalizzati. Questo è uno dei pochi centri storici che non ha il coraggio di pedonalizzare. Questo è uno dei pochi centri storici dove una piazza del genere è un parcheggio. La Polizia Municipale dovrebbe cominciare, nonostante il poco organico che ha, dovrebbe cominciare a fare dei controlli sia su quelli che sono i parcheggiatori abusivi, sia su quelli che è la mobilità non controllata. Abbiamo più volte denunciato quelle che sono le finte bici a pedalata assistita, che poi sono dei motorini truccati che raggiungono 60-70 km orari. Serve fare dei controlli per cominciare a cambiare il volto a questa città.